Siamo a Prati di Tivo, alle basi del Gran Sasso. Ora ci dirigiamo verso il Corno Grande per ammirare questo massiccio calcareo imponente e la vetta ovviamente più alta dell'Appennino, fino a circa 2900 metri di quota. Allora, Veloce che sentiero che arrivate. giunge al rifugio Franchetti, direi abbastanza ripido e un po' scosceso, però bellissimo. Che dite, Citi? Abbastanza impegnativo. Poi in caldo veramente assurdo, già a 2000 metri se crepa. Comunque. Arrivati in cima al Corno Grande, ora arriva anche un pochino di nebbia, 2009, abbastanza stanchi direi, ma bellissima scalata, veramente spettacolare. Discesa dal Corno Grande impegnativa, devo dire molto sdrucciolevole ma altrettanto bella. Passaggi tecnici quasi da fermo, andiamo verso il rifugio, anzi l'ostello di Capo Imperatore. Finalmente arrivati a Campo Imperatore, partenza da Prati di Tivo, passaggio per il Corno Grande, 2900 metri, la cima del Gran Sasso. Finalmente giunti qua, appunto a Campo Imperatore, dove possiamo osservare questo bellissimo paesaggio contornato dalle montagne, sullo sfondo appunto proprio Campo Imperatore. È stata veramente una bella escursione, fra queste rocce calcaree, marne, dolomi, conferiscono veramente un paesaggio stupendo, direi. Nel centro Appennino una cosa unica, veramente da vedere, molto molto bello. Soggiorniamo nell'ostello e poi si riparte alla volta di Prati di Tivo per il ritorno.